Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta a biscotto. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono albumi e tuorli a temperatura ambiente, lievito per dolci vanigliato, zucchero semolato, farina di tipo 00, fecola di patate, olio di semi di girasole, pasta di limone o scorza grattugiata di un limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Abbiamo diviso lo zucchero a velo in due dosi, 80 grammi serviranno per i tuorli e 100 grammi per gli albumi. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla sulle lame, mettere gli albumi, e li facciamo montare per 6 minuti a velocità 3,5. Dopo 3 minuti aggiungeremo dal foro del coperchio lo zucchero a cucchiaiate. Gli albumi sono perfettamente montati, mettere da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, senza la farfalla, aggiungiamo i tuorli. Gli 80 g di zucchero a velo. E la pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone. E azioniamo il bimby senza misurino per 2 minuti a velocità 4. Trasferire i tuorli nella ciotola con gli albumi. Amalgamare delicatamente con la spatola. Aggiungere la farina setacciandola. Ed amalgamare bene. Aggiungere la fecola sempre setacciandola ed amalgamare bene. Aggiungere il lievito sempre setacciandolo ed amalgamare bene. Aggiungere l'olio. Ed amalgamare. Trasferire in una teglia da 45x37 rivestita con carta da forno e livellare bene. Cuocere in forno preriscaldato statico a 190 gradi per 15 minuti. Terminata la cottura, capovolgere la base su un canovaccio pulito, bagnato e strizzato. Togliere delicatamente la carta dal forno che resterà attaccata alla base e coprire completamente con la pellicola. Lasciare raffreddare in questo modo per 5-10 minuti. La base è cotta. Posizionare sopra il canovaccio bagnato e strizzato.
Mettiamo sopra una teglia della stessa dimensione per rigirarla sotto sopra. Rimuovere la teglia. E rimuovere delicatamente la carta da forno. Coprire con la pellicola trasparente e lasciare raffreddare per 5-10 minuti. Trascorso il tempo, rimuovere la pellicola trasparente e verificare che non sia presente la crosticina, diversamente aiutarsi con un coltello per rimuovere la crosticina. La pasta biscotto non farcita si può conservare in frigo per 2-3 giorni coperta con pellicola trasparente. Può essere intagliata in varie forme e utilizzata come basi per torte. La pasta biscotto è ideale per la preparazione di rotoli, tronchetti, dolci a strati e per basi per i semifreddi. Pasta biscotto. Grazie e alla prossima ricetta.